Allora ragazzi, finalmente siamo arrivati in Nuova Zelanda. È già il mio quinto anno di fila che vengo in questo posto. Siamo qui per il Crankworx, la competizione più grossa al mondo. Viaggio infinito, non vi diciamo neanche quanto dura perché sennò non ci venite. Però vabbè, glielo diciamo lo stesso, giusto perché siamo buoni. E noi ci abbiamo messo 27-28 ore in totale. Siamo qui con Ste Dolphin. Lui non è mai apparso, penso, nei miei video. È venuto qui a Rotorua con me per fare dual slalom e pump track. Anche lui parteciperà al Crankworx. Io invece farò solo slopestyle perché anche fare queste cose qua dopo è troppo stancante. Bici già montate, siamo pronti per uscire. Oggi andremo a cercare percorsi, quindi i suoi percorsi, i miei percorsi, i cambiamenti rispetto all'anno scorso, a fare l'accreditation, eccetera, un po' di menate varie. Vediamo se riusciamo già a scroccare un paio di giri sulle macchinine. Ci vediamo in giro. Comunque, una cosa, prima di partire. Cos'è che è? Questo qua è cattivo, ragazzi, Questo? Oh, non mancarlo, Che questi qua sono velenosissimi. Non mancarlo, che se cade mi cade sul mio letto, Con le bestie lì sono mortali. Comunque, una cosa prima di partire. Avete visto? Mia nuova acconciatura bellissima. Made by Beatrice. La mia ragazza, sono riuscito a farmi tagliare i capelli prima di partire, la mia ragazza. Molto azzardata questa cosa, ma ha funzionato. Mi ha fatto risparmiare il parrucchiere. E altra cosa che non avete ancora visto nei miei video è la bici. Lì. Non ve la faccio vedere troppo perché in realtà è la stessa bici del solito, ho cambiato solo il telaio. Dopo Rotorua, adesso col coronavirus, non so bene consegne, robe varie, ma ci sarà una sorpresa per la mia bici ad Earth che non vi spoilerò, non vi dirò niente, quindi dovete aspettarmi. Welcome to NZ. Questa è acqua solfurea, con piena di zolfo calda. Puzza un po' di fogna anche, oserei dire. Bene, facci vedere l'accreditation di oggi. Ma fai vedere il tuo pass. Abbiamo fatto l'accreditation con i pass e varie robe. Adesso stiamo andando a fare il luge. Il problema è che non si possono vedere i salti. Li vedremo domani direttamente. Sì. Ragazzi, siamo venuti in cima a Rotorua. Guardate qua sotto, cosa sono queste piste? Manda tutto. Eccoli lì. Tra l'altro, raga, non ho la GoPro perché non pensavo di farli oggi. Quindi vabbè, questo sarà un primo riscaldamento per poi fare la lugiata, perché queste cose si chiamano luge, con tutti gli altri rider nei prossimi giorni. E sarà una cosa nazissima. Allora ragazzi, sto facendo una cosa difficilissima perché sto coso da guidare con due mani. Ma siccome non ce l'ho GoPro e voglio farvi vedere lo stesso, ci proviamo con una. Adesso ci fa con la pecora. Allora ragazzi, intanto che stava risalendo per il luge, è successa la cosa più impensabile che poteva succedere. Cioè praticamente ci chiama l'organizzatore del Crankworx e ci dice che è appena uscito una, non so se legge, regola neozelandese, che dice che praticamente tutte le persone dalla Corea del Nord, Cina e Nord Italia devono essere sottoposte a degli esami e messe in una sorta di quarantena prima dell'ingresso della Nuova Zelanda. Però cioè, noi siamo appena arrivati e avevamo anche scritto al governo neozelandese, ovviamente per il coronavirus, prima di partire, per capire se c'erano problemi. Ci hanno detto di no. Però è una cosa nuova. Siamo costretti io e Ste a tornare in hotel, stare nella nostra camera e aspettare che ci dicano cosa fare. Oh, comunque da lì già ho fatto 10 video. In ogni video c'è una sfiga dietro l'altra che è una roba indecente. Però siamo tornati in camera e adesso inizia la quarantena. Dai, speriamo che sia breve. No, non si può, Cioè, ragazzi, siamo arrivati oggi, ci hanno fatto entrare, non ci hanno detto niente, adesso ci chiama l'organizzatore. Adesso cerco e vedo cosa trovo su internet a vedere se sta roba è vera o falsa. Siamo qui da ormai da un paio d'ore, praticamente, in camera. Tutto quello che siamo riusciti a ricevere è che abbiamo trovato gli articoli dove dicono che effettivamente tutte le persone che sono state in Italia
devono stare in isolamento qua in Nuova Zelanda. Però c'è un'ultima riga di questa legge che dice che questa legge viene applicata per tutte le persone che partono dall'Italia dalle 23:59 del 3 marzo. Noi adesso qui è il 3 marzo e sono le 19, quindi in realtà si applica per le persone che partiranno adesso sostanzialmente. Noi siamo partiti l'1 marzo, quindi in realtà l'abbiamo adesso girata per mail all'organizzazione del Cranker questa precisazione. Per adesso rimaniamo in isolamento. Isolamento io e Stefano, da soli, lasciate un destino crudele. Verremo assaliti stasera dal coronavirus che entrerà dalla porta e ci ucciderà. Ah, buongiorno ragazzi. Aggiornamento dalla nostra stanza per il coronavirus. Abbiamo provato a scrivere all'ambasciata, abbiamo provato a chiamare un numero che è disponibile in Nuova Zelanda per appunto tutte queste situazioni sul coronavirus. Torquato Testa, we arrived the 3 of March in the morning. You don't need to isolate, but if you have, it's only you need to isolate if you've been in contact with someone with a positive test. Come avete sentito, in teoria non dovremmo rimanere self isolati, quindi auto isolati, da come hanno detto loro. Solo se fossimo stati a contatto con qualcuno già contagiato al coronavirus avremmo dovuto isolarci. Quindi adesso il problema è farlo capire che abbiamo chiamato, cioè far capire che abbiamo fatto questa chiamata e farlo capire all'organizzatore del Crankworks. Quindi direi che andremo a far colazione altamente ci sbattendo delle palle giù da basso e poi manderemo varie mail per dire oh, a belli, noi ce ne andiamo fuori da questa gamba. Allora ragazzi, siamo finalmente tornati al course. Dopo, sono passati 2 giorni da quando siamo arrivati e non ero ancora riuscito a venire a ceccare i salti, proprio causa coronavirus e robe varie. Finalmente siamo usciti da sta quarantena, chiamiamola così. Sono andato a guardare un po' i salti che sembrano tutti uguali. Ovviamente non so se ci rendiamo conto, vabbè, vi faccio vedere. Non sto qui a rifare il course sexy come l'avrete visto e rivisto 1000 volte in altri video o storie Instagram. Guardate soltanto questo atterraggio, quanto è alto rispetto a me, è immenso. Guardate la rampa, la rampa, la rampa, io non sono neanche a metà rampa. Ok, però sono venuto a vedere il corso non tanto perché ero preoccupato dei saldi, perché tanto sono gli stessi da un po' di anni ormai, ma per una nuova struttura che hanno messo. Ora proviamo a salire, sì, andiamo, riesco. Ok, come avete visto praticamente c'è un... c'è una piccola rampetta, ma veramente piccolo, con uno step up bello alto qui. Però il problema cos'è? Che quando atterri qua, da qui a lì, c'è pochissimo spazio. E poi guardate il drop. Se una persona passa da questa parte qui, praticamente non c'è gap. Quindi bisognerà di sicuro atterrare più di qua sul drop, in modo tale da avere più aria per atterrare di là nel landing. Allora ragazzi, non so, io sono un po'... cioè, ho appena incontrato l'organizzatore del Crankor che mi dice che ha ricevuto tutte le nostre conferme di qua e di là, però devono ricevere la conferma dal Ministero della Salute e quindi ci ha detto di tornare in albergo. Sto cercando di chiamare Stecchier a fare le prove del tuo slalom, ma non risponde. Non so se dover ascoltare l'organizzatore dell'evento, perché sinceramente è una questione che va oltre l'evento e io sono sicuro, cioè abbiamo chiamato già... cioè comunque un ente competente della Nuova Zelanda che ci ha detto che noi non siamo affetti da questa legge. Adesso cerco Ste. Stavo facendo le prove, mi ha fermato, nulla, mi ha detto dovete tornare in albergo perché appunto stiamo parlando con il governo. Cioè io stavo anche dicendo che in realtà, cioè, ok, ma se nel momento in cui noi abbiamo già una conferma nostra personale, teoria, dal governo, cioè noi ce ne deve sbattere le balle di quello che dice Darren, cioè nel senso il più è per partecipare all'evento, però non dobbiamo stare rinchiusi in camera, cioè no, quello no. Però dobbiamo trovare un... dobbiamo farci mandare le mail dal Ministero della Salute neozelandese. Sì, ma dovrebbero un po' svegliarsi anche loro, no? Forse.
Allora ragazzi, ieri sera abbiamo fatto un miliardo di telefonate per cercare di risolvere la situazione. Siamo supportati anche da mia mamma in questo momento, che è a casa ad aiutarci a scrivere mail a ambasciata o Crankwork eccetera eccetera. Siamo un po' in balia degli eventi in questo momento, nel senso che mentre ieri pensavamo di aver risolto già la situazione, in realtà è più complicata di come sembra. In questo momento non ci ammettono a nessun evento, cioè non ci fanno proprio andare al sito, e continuano a dirci che dobbiamo rimanere dentro la nostra stanza come autoisolamento, quando le indicazioni di autoisolamento del governo neozelandese non sono quelle di confinarsi in una stanza, ma di rispettare certe norme igienico e sanitarie per prevenire, diciamo, il coronavirus. Abbiamo già fatto un paio di chiamate anche appena svegliati per capire o muoversi e, diciamo, andare lo stesso al sito o aspettare. Per adesso stiamo aspettando delle chiamate e poi vi facciamo sapere cosa sono i provvedimenti e cosa dobbiamo fare. Thousands getting to Rotorua for an event. We don't want to be discriminated by people just because we are Italian. Like, it's not our fault. I mean, if you want to check if we have the virus, then maybe I don't. Ho ricevuto telefonata dal pubblico ministero della salute che ci ha detto che il loro documento ufficiale, la loro legge era sbagliata e che la ritirano e che la cambiano. Lasciamo la camera. Cioè, vedete, praticamente ragazzi, il tutto è per non farci passare davanti all'ingresso dell'hotel. Entriamo da questo ingresso e nessuno ci vede. L'albergo si vergogna che noi entriamo dalla hall perché siamo italiani, siamo considerati coronavirus infetti qua in Nuova Zelanda. Sta roba è indecente. Sostanzialmente la decisione che ha preso il governo neozelandese è quella che entrambi non possiamo partecipare a nessun evento Crankworx, nel duo slalom, nello slopestyle. Purtroppo sia io che Ste non potremo prendere parte al Crankworx causa motivi della Nuova Zelanda. Purtroppo siamo considerati soggetti a rischio e quindi non possiamo andare nella zona proprio dove si trova il Crankworx. Comunque siamo stati auto isolati, però come vedete siamo fuori e siamo ancora in Nuova Zelanda in questo momento, perché l'auto isolamento non prevede la reclusione, diciamo, in camera. Tra l'altro ci hanno spostato addirittura in albergo di camera, ci hanno messo fuori dall'albergo, perché il vero problema principale era che per loro, per quelli dell'albergo, noi eravamo visti dai neozelandesi infetti e quindi tutti i neozelandesi stavano cancellando le prenotazioni nell'albergo. Secondo loro la nostra presenza era il vero problema, cosa che noi abbiamo ritenuto un pochino discriminatoria. Va bene tutto, però non siamo appestati. Domani ci sarà la finale, però in questo momento ci sono due atleti che in realtà sono venuti in Italia una settimana prima di partire e sono comunque qua a girare. Sarebbe fuori legge, perché in teoria tutte le persone che sono state in Italia dovrebbero rimanere in autoisolamento per 14 giorni come noi. Vabbè, sta di fatto che questa esperienza è stata totalmente negativa. E il fatto di arrivare qui e poi essere fermati e non poter partecipare a un evento del genere è un po' frustrante. Un sacco di gente poi tra l'altro ci ha chiesto: ma non potevate fare il tampone, il test lì? No ragazzi, perché purtroppo per fare il test bisogna avere i sintomi. Noi siamo completamente sani, non abbiamo nessun sintomo del coronavirus, quindi non potevamo neanche fare il tampone. Proprio l'unica cosa che ci hanno detto è: voi dovete stare in autoisolamento. Fatemi sapere se volete vedere questo video dove commento le run dei vincitori, o comunque le run migliori, i punti salienti del Crankworx a Rotorua. Lasciate like se comunque vi è piaciuto il video, avete apprezzato questo racconto di questa esperienza. Veramente prendiamola sul positivo, è un'esperienza che non si può vivere molte volte nella vita. Negativa, però l'abbiamo affrontata, siamo stati un po' sfortunati e basta, non dovevamo essere italiani. È Toto che porta sfiga. Io porto sfiga, ragazzi, avete visto? È inizio anno, ragazzi, continuiamo a fare video. L'escalation di quest'anno è proprio la sfiga. La sfiga sta facendo così. Sigla. No. Bella. Ciao.